Buonasera a tutti gli amici ascoltatori di Radio Saiuz. Questo è Spazio Aperto con Antonella Entranò. Ugo Lombardi. Salutiamo Rosario Moreno da Treviso e lo ringraziamo per la regia. Grazie Rosario e bentrovato. Buonasera Ciao. Rosario. Sono il professore, diciamo, Filippo Ventrella. Bene, professore, un attimo solo che adesso la presentiamo. Introduciamo l'altro nostro amico Massimo Bonella, il responsabile di PianetaOggiTV.net. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Sì, buonasera da Venezia. A brevissimo, Massimo, ti passeremo la linea per gli ultimi aggiornamenti. Intanto salutiamo anche gli ascoltatori del network perché stiamo andando in diretta anche su scusate, altre radio che sono nel nostro network e ricordiamo ai nostri ascoltatori che per ogni domanda o semplicemente per dire la vostra, dare la vostra opinione, potete chiamare lo 0422 1626 622 e chattare naturalmente, le vostre domande verranno rivolte all'ospite o a noi. Non mi vedete, non vi perdete granché perché purtroppo la web non riesce a raccogliere Certo. tutta l'immagine, ma adesso io do la parola a Massimo Borella per gli ultimi aggiornamenti. A te Massimo. Sì, grazie Antonella Internò. Prendiamo la linea qui dalla redazione giornalistica di Pineta Oggi TV, Radio Favaro Veneto, perché adesso c'è questa nuova emittente online, ancora in fase sperimentale, ma che comunque funziona in circuito Sales Network. Dunque, ci sono delle notizie dell'ultimo momento perché ci sono stati dei terremoti anche importanti. Innanzitutto una fortissima scossa di magnitudo 7.9, alcune fonti dicono anche 8.1 in Indonesia. Dunque, dalla testata sussidiario.net vi leggo in sintesi: terremoto oggi anche nel Lazio, sciame sismico in corso a Roma, scossa di magnitudo, poi qui la riprende di nuovo di 7.9 in Indonesia, scossa anche in Pakistan, si parla dunque di magnitudo 4.6, sisma anche a Potenza. Dunque, vedremo se riusciamo a darvi degli aggiornamenti nell'edizione di Osservatorio Antimafia, vale a dire alle ore 22:01. Allora, le altre notizie in breve. Dunque, c'è il discorso relativo all'omicidio stradale, c'è un sì del Senato. Fiducia, dunque il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo al disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale. I voti a favore sono stati 149, 3 i contrari, 15 gli astenuti. La norma ora è legge. Pedofilia. Vogliono un incontro con il Papa, le 14 vittime australiane di pedofilia del clero, arrivate a Roma per ascoltare la deposizione in videolink del cardinale Pell davanti alla commissione di inchiesta sugli abusi sessuali a minori negli anni 70 e 80. Nell'incontro vogliamo discutere l'impegno verso i bambini, in modo che questi crimini non si ripetano, dice il portavoce Nagle. Nella terza notte di deposizione, il cardinale Pell insiste di essere stato tenuto all'oscuro dal vescovo Multi Carlson e dal suo predecessore Frank Little. Diamo uno sguardo rapidamente a quella che è la nostra testata online, pianetaoggitv.net. Abbiamo un articolo di Antimafia in primo piano, Mafia, nuova vita. Nuova, ve lo ripeto il titolo, Mafia Nuova, Vita Nuova, di Saverio Lodato, a seguire il nostro settimanale, Pineta Oggi Reporter, Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone, intervista il noto documentarista, reportagista, ricercatore Pier Giorgio Caria in occasione di un convegno organizzato da Il Sicomoro e dall'associazione Terra Mater.
Poi ancora in primo piano, questo video è rimasto insieme anche all'articolo, Palermo in aula bunker, il riconoscimento di faccia da mostro, in collaborazione con la testata Antimafia 2000 e video di blog Sicilia TV. Dunque, una notizia di carattere locale, Venezia, dunque circa un'ora fa, ancora il servizio del tram per l'ennesima volta si è bloccato, in modo particolare la linea T2, quella che collega Mestre Centrale con Marghera città. Un problema questo, perché quasi ogni giorno questo tram si ferma con i pendolari che si infuriano. Hanno tagliato molte corse automobilistiche con un aumento dei biglietti. Ecco, lasciamo agli ascoltatori trarre le più ovvie conclusioni a proposito di politiche di gestione fatte male. Alle 18.41 è tutto da Venezia, restituisco la linea a Bari, Antonella Intranò e Ugo Lombardi per la conduzione di Spazio Aperto. Ci sentiamo alle 19.25 per eventuali aggiornamenti. A voi. Grazie Massimo, riprendiamo la linea qui a Bari e io la passo subito a Ugo che introduce il nostro ospite. Ricordo però ai nostri ascoltatori che alle 19.15 avremo in collegamento Marco Grilli, il coordinatore per il Friuli Venezia Giulia di Alternativa Politica, fondato da Giulietto Chiesa, che ci darà insomma gli ultimi aggiornamenti sulla situazione internazionale. Bene, Ugo, a te il piacere di introdurre il nostro ospite. Bene, intanto è stato intanto ringraziamo il nostro ospite, il professor Ventrella Filippo, perché è qui con noi per tentare di dirimere una modesta piccola matassa che credo coinvolga un po' tutti i nostri ascoltatori, e cioè quello della evoluzione o involuzione, comunque di un cambiamento della politica che non in tanti riescono a comprendere. Questo discorso lo affrontiamo con il professor Ventrella, che è stato un veterano e tuttora un militante della politica, sia come assessore sia come coordinatore nazionale. Mi pare che lei, professore, sia stato anche a livello nazionale coordinatore della DC. Comitato nazionale 92-93. Ecco, la domanda, quindi la prima domanda che viene spontanea è: cosa è cambiato da allora ad ora nella politica? Beh, è cambiato molto. Innanzitutto allora si aveva a che fare con partiti politici, oggi invece ci sono i movimenti, movimenti che nascono e possono anche essere chiusi, perché il movimento non è una fede politica. Ecco, io ringrazio il dottor Ugo che mi ha introdotto in questo ragionamento, perché bisogna tornare non al movimento, no, perché il movimento è fatto da uomini, ma un'idea politica reale per portare avanti il servizio per l'Italia, non soltanto oggi per l'Italia, ma anche per l'Europa, per il mondo. Pensiamo a due fattori importanti. Il primo è il cattolicesimo e i musulmani. Due stirpe, no, di origine, no, diciamo, non politiche, ma politiche, perché i musulmani fanno anche la politica, ma origine di civiltà. Il mondo europeo deve avere a che fare con quelle tradizioni. Per portare quelle tradizioni, il popolo nostro europeo si deve aggiornare, capire con chi dobbiamo noi avere a che fare e dare a quelle persone un segno di civiltà. Non dimentichiamo, no, cosa è avvenuto la notte di San Silvestro, no, a Colonia. Non dimentichiamo questo, lo dobbiamo tenere presente, perché i governanti europei si devono aggiornare e prevedere quello che succede. È giusto l'immissione, no, l'accoglimento,
ma anche la preparazione per dare a queste popolazioni un senso di civiltà e di partecipare con i nostri alleati e con noi stessi in Italia. Professore, lei ha fatto una distinzione fra movimento politico e partito politico. Sembra quasi che si voglia dire che il partito politico abbia un'idea già consolidata, naturalmente in evoluzione. Il movimento politico invece credo che dia l'impressione possa essere spiegato come un movimento in fermento, cioè idee che camminano, che comunque devono trovare una collocazione e devono consolidarsi. Credo che entrambi debbano coesistere all'interno di un stesso gruppo, diciamo, che faccia politica. Senta, io riprendo, no, così, ecco, non sono un filosofo, non mi voglio mostrare di essere filosofo, ma chi ha studiato filosofia? Il Gioberti. Il Gioberti diceva che per condurre un popolo, no, alla socializzazione, agli interessi del popolo stesso, ci vogliono i due soli, cioè ci vuole la religione, no, e ci vuole il politico. I due personaggi, non per dire la religione, perché se noi prendiamo ad esempio la Democrazia Cristiana, la Democrazia Cristiana è fondata sulla dottrina sociale della Chiesa. Chi più di Papa Francesco va verso i poveri, verso le classi più necessarie di avere il conforto, con la misericordia, no, con l'affetto, con il salutare, col dire la parola prima di tutto. E poi ci sono problemi di natura prettamente politica, e noi abbiamo in Italia Partito Liberale, Partito Socialista Democratico, partiti di grande valore storico, hanno fatto l'Italia, hanno fatto, e l'hanno fatto con i politici veri, non dimentichiamo questi. Forse, ecco, tra parentesi bisogna dire una cosa: quando ci fu l'Unità d'Italia, Garibaldi disse, no, abbiamo fatto l'Italia, ma gli italiani invece bisogna rifare. Ma poi l'italiano, non parliamo del nostro popolo meridionale, siamo un po' levantini, creativi, eccetera, e molte volte non sappiamo che significa vivere con l'altro nella libertà, nel benessere e nella dedizione ai problemi della famiglia. Ecco, a questo proposito della famiglia, credo che si possa constatare una specie di sfrangiamento, professore, una specie di dissoluzione della famiglia. Lei conviene che, con il fatto che questo periodo viene messo in evidenza soprattutto questa devastazione, un po' per i fattori, diciamo, economici, un po' per i fattori sociali, un po' per anche, purtroppo, anche per fenomeni collegati alla migrazione. Il sostegno, il perno principale di una nazione, cioè la famiglia, così come era intesa una volta, credo che non abbiamo più possibilità di individuarla, è molto raro ormai. Sì, ma ecco, il problema bisogna prenderlo dalla storia. Come era considerata la donna in Grecia? La donna in Grecia era la custode della casa, della famiglia, e quindi creava, no, una situazione di educazione, di partecipazione dei figli, di istruzione, di formazione, no, e anche custode delle proprie origini e della propria femminilità. Adesso che cosa? Non voglio dilungarmi molto in questo problema. È giusto la parità fra uomini e donne perché siamo tutti uguali, però attenzione, la donna, proprio per sua natura, è la famiglia, è la custode della casa. Forse stiamo fuori binario? No, perché l'educazione dei figli, diciamolo francamente, è la mamma, che dalla nascita sino a quando arriva all'età maggiore è a contatto diretto con il figlio, ed essendo a contatto diretto dà non soltanto quelle nozioni ma anche una crescita sociale di partecipazione nella famiglia.
Ecco, signori miei, qui noi stiamo, nella moda di dire, di fare, eccetera, no, oggi no, non c'è più quel senso di partecipazione, di custode della casa e della famiglia. Naturalmente questo mi impedisce di farle una domanda che va in giro in questi giorni, cioè quello sulla nascita di un bambino da parte di un politico nazionale. Evitiamo di fare questa domanda perché le risposte naturalmente sono comprensibili, sono prevedibili. Torniamo un po' alla politica, ma cos'è cambiato da allora, da quando era in auge la DC, il Partito Socialista, i vari partiti, e poi magari si è avuto i poli che hanno dovuto e hanno sostituito, avrebbero dovuto sostituire i partiti. Non le sembra che si stia tornando ora ad un discorso precedente, cioè un ritorno al passato? Ora non si capisce niente, ripeto, torno alla Democrazia Cristiana perché mia, uno che osserva, ed eligio ai 10 comandamenti già può fare il deputato, che agisce con onestà, con dedizione ai problemi, ma non dimentichiamo che la Democrazia Cristiana è un parlamentare, era eletto dal popolo ed era a contatto diretto con il popolo. Io le voglio incidere una cosa: avantieri o ieri ho visto pubblicità, Unione Olio di Palma, i meridionali non si devono muovere, noi abbiamo l'olio d'oliva. Non voglio entrare in politica oggi, perché a Roma deputati si fanno e si spanno al chiaror di lume faci, cioè contano le palline rosse e le palline nere, quindi bisogna trovare delle maggioranze, ma non lo so se queste maggioranze sono fatte per cose utili per il popolo, per gli agricoltori, per i cittadini, e per le città. Io dico le città perché un politico, i politici di un certo periodo, dal 74, 75 in poi, non lo so, l'aria che respiriamo, che tipo di aria è e quanti sono morti in nome, di questa, non lo dico, di questa malvagità degli uomini nel prevedere le cose, perché il politico deve essere capace di prevedere quello che deve succedere e prendere gli opportuni provvedimenti, anche se delle volte certi provvedimenti sono un po', restrittivi per il benessere della persona e sono in favore della comunità. Infatti lei metteva prima il dito, come si dice, il dito sulla piaga. Sembra che una nazione come la nostra abbia un po' perso la propria identità, nel senso che abbiamo bisogno forse di politici che pensino un po' di più allo Stato e un po' meno a se stessi. Sì, ma il potere logora a chi non ce l'ha, diceva Andreotti, qui per il potere si tratta di raggranellare quanto più soldi è possibile, toglieremo i debiti? Non lo so, se le condizioni sono quelle di esacerbare il popolo, questa è la via per farla, perché quando già noi andiamo in un negozio e diamo il 22% di IVA, significa che il costo della vita aumenta, ma da quello che io sto sentendo 2 miliardi, 900 milioni, miliardi di debito non è che sono una cosa da barzelletta, e né si toglie nel giro di... Bisogna trovare uomini capaci che studiano i problemi e non far pesare sul popolo, quel gravame che per tanti anni i politici sono stati distratti,
dal prevedere un'Italia migliore. È un'Italia non che scimmietta con le leggi degli altri stati, ma che pensa all'Italia come fondatore di una Europa più libera, più saggia, più sincera e più onesta. Grazie. E infatti, professore, lei diceva una cosa importante, e cioè lei diceva che il nostro debito pubblico è in aumento. Se non ricordo male, l'Italia è il paese al mondo, il primo dovrebbe essere gli Stati Uniti, che ha il più alto debito pubblico nazionale. Soltanto che negli Stati Uniti mi pare di poter dire che c'è un recupero e quindi un aumento del prodotto interno lordo. In Italia non so se questo stia avvenendo. È una domanda che dovrebbe essere rivolta, mi rendo conto, ad un economista. Però è anche vero che il nostro paese, all'interno dei giochi, mi pare di poter dire, dei movimenti petroliferi, dovrebbe un po' essere, un po' avere un po' più autorità ed essere meno il fanalino di coda. Caro Ugo, io rispondo a questa domanda, anche se ecco, non è grado a certi sindacati, no, italiani che hanno scimmiottato al rialzo. Io dico solo una parola e qui mi dovrei fermare. La Costituzione italiana è formata sul lavoro. C'è lavoro? Si è previsto per i giovani? La scuola, la formazione va nel senso, no, di dare ai giovani più probabilità, no, e più possibilità di lavoro? Qui si vuole chiudere, no, il Senato, non lo so, quando la doppia Camera è il gioco più perfetto per, no, valutare se le leggi sono in quel senso verso, no, i propri cittadini. Quindi bisognava soltanto ridurre il numero dei senatori o dei deputati, no, per entrare a quadrare, no, in quel senso del non più debiti ma agiatezza per il popolo italiano. Qui è il popolo che è sovrano anche nei debiti. Bene, questo è importante quello che dice, però le devo anche far aggiungere questa domanda, cioè questa considerazione. Crede che la politica nazionale del nostro paese sia poco o molto influenzata da quella europea? E cioè, voglio dire, quanta autonomia abbiamo noi in questa realtà europea, dove credo siamo al seguito di decisioni che altri prendono per noi? Caro Ugo, prima di tutto, ecco, prima di andare a formare, no, quella moneta unica, gli italiani dovevano fare un'indagine socio-economica degli altri paesi per valutare se effettivamente l'aumento dell'euro o l'aggiunta di altre, no, possibilità potessero essere all'altezza, no, di entrare nei paesi europei. Quindi euro prima di tutto. Poi dall'indagine noi dovevamo vedere la nostra competitività di materiali e mezzi in Europa. È logico che noi dobbiamo commerciare, far uscire dall'Italia, no, i prodotti per entrare in moneta, no. Quindi dovevamo vedere qual era l'indirizzo, e noi sappiamo benissimo, no, lo possono dire anche la società dei brevetti a Roma, no, quanti giovani sono o quanti brevetti, quante innovazioni hanno fatto che dormono lì e non sono state realizzate, no, in Italia, no, per far sì che noi potessimo competere con le nazioni europee. L'America è tutto un altro progetto, perché ha materie prime, dilaga, è una popolazione attenta, quindi non possiamo noi paragonare, no, il nostro senso di partecipazione. Lo dobbiamo partecipare soltanto con il lavoro, essere più attenti, lavorare di più, lavorare meglio, perché purtroppo, ecco, questa libertà è diventata il libertinaggio del popolo italiano. Questa domanda, diciamo, era anche un po' provocatoria, ma voleva aprire la strada
ad una considerazione successiva. Noi sappiamo che il nostro paese, se ne è parlato magari credo qualche tempo fa, il nostro regista ci può dare conferma sulla necessità che ogni paese impegni anche risorse economiche nella ricerca, una ricerca dove ci vede addirittura non ultimi ma non esistenti nel panorama internazionale. E quindi la ricerca credo che sia anche uno dei motori di crescita di un paese. Lei pensa che la politica dovrebbe investire molto di più in una ricerca che noi credo si faccia molto poco dalle nostre parti? Secondo me bisogna, lì è il punto fulcro di una economia che, come dire, va a intralciare i debiti che si possono formare, no? Perché se vi è più produzione a prezzi competitivi con gli altri stati, è logico che il vantaggio viene a noi, non va agli altri. Ma noi competitivi con quali prodotti siamo? Noi produciamo olio d'oliva, no, che lo possiamo esportare in tutto il mondo. Che sta avvenendo? Infatti un esperto internazionale di commercio mi faceva notare tempo fa che se avessimo una mente più illuminata, il nostro petrolio, come diceva lei giustamente, cioè l'olio ma anche il vino, potrebbe consentire a molti di noi di fare una vita molto più agiata. Quindi siamo molto poco illuminati, ma anche previdenti, poco previdenti. Sì, ma ecco, io mi collego a quello che ha detto prima, dottore, cioè la ricerca porta anche a individuare la produzione di prodotti validi non soltanto in Italia, ma in Europa e nel mondo. Certo. Lì si fa la battaglia. Noi abbiamo infatti una considerazione che ieri ne parlavamo, c'era anche Antonella, con un esperto, si parlava del prezzo del petrolio che viene tenuto, se non sbaglio, vicino ai $30 al barile a livello internazionale, e questo consente ad alcuni paesi di esercitare, fra virgolette, un'azione di ricatto sul prezzo internazionale, e cioè come se dicessero: se volete batterci dovete vendere il barile a un prezzo più basso. Perché questa politica non la fa anche l'Italia con il proprio olio e il proprio vino, secondo lei, professore? E dipende dagli uomini di governo. Ecco, ammesso che ci sia un governo. Scusi, ma è perché se abbiamo come abbiamo condotto fino ad ora un discorso, cioè abbiamo il nostro petrolio che si chiama olio di oliva, il nostro petrolio che si chiama vino, e non riusciamo a imporre, o perlomeno lo imponiamo, ma non come dovrebbe o come potremmo a livello internazionale, vuol dire che abbiamo, come dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata, diciamo, statisti che pensano molto poco allo Stato e molto di più alle proprie tasche, ai propri interessi. Purtroppo questa è una constatazione che è sotto gli occhi di tutti. Allora, professore, una domanda è d'obbligo, insomma, l'abbiamo portata così avanti, ma adesso viene fuori questa necessità. Perché la DC non c'è più? Senta, il discorso di fondo, prima di tutto, no, la creazione di molte correnti nell'interno di un partito, prima cosa. Seconda cosa, un certo momento si doveva dare spazio, questo è un mio pensiero, no, ad altri movimenti o partiti, per vedere se il vino di quel partito era buono, si poteva bere o no, e rimanere nella, come dire, in attesa di vedere i risultati che conseguivano in Italia gli altri. E si è visto che tutti si è detto al ladro, poi i ladri erano loro. Insomma, qui ci dobbiamo pur spiegare su questo. Chi erano i ladri? Chi ha fatto l'Italia dopo il 1943? Il trattato europeo, mi pare che era anche, no, un nostro italiano che l'ha portato avanti, perché si credeva e si pensava che con il trattato l'Europa unita non ci venissero più guerre, ma ci fosse più pace. Quello che noi abbiamo bisogno
di pace, no, di tranquillità e di lavoro. Ma siccome c'è stato al ladro, al ladro, al ladro, ma i ladri poi si sono verificati essere gli altri, almeno ora è così. Ma non dico i ladri, anche i ladri di idee, ladri, no, di qualsiasi, no, senso di partecipazione, no, alla vita. L'uomo politico non si inventa dalla sera alla mattina, no. Bisogna crearli con dedizione, con sagacia, con libertà e con partecipazione, no? E non sarebbe male introdurre una pagella, così il popolo che è sovrano non è the people, ma il popolo che vota e dà il suffragio a coloro che meritano di guidare l'Italia, no? Come è stata guidata nel passato, anche con la morte di certi eroi italiani. Ma questo è il punto. Secondo lei il partito, ma non solo la DC, i partiti diciamo, del primo governo, della prima Repubblica, hanno subito un percorso, un processo di implosione o sono stati fatti esplodere? Senta, secondo me, ecco, la creazione di un interno, mo, ecco, sono, cioè, innanzitutto i politici dell'epoca non hanno creato una nuova classe dirigente, questo era importante. Sì. Mors tua vita mia, è chiaro il discorso. Quindi bisognava da allora, no, creare, no, quegli uomini capaci di sostituire, ma questa è legge di natura. Dopo me ci sono i figli, ci sono i giovani, dopo dei giovani diventeranno vecchi, eccetera. Ma noi vogliamo tramandare ai giovani un senso di responsabilità, di benessere, di lavoro e di dedizione alla famiglia. Io vedo che il tempo, Rosario, correggimi se sbaglio, è tiranno, sì. Credo che abbiamo più di 5 minuti e credo che dovremmo fare qualche piccola considerazione che viene spontanea dopo la bellissima, credo, chiacchierata che abbiamo fatto con il nostro amico professore, e cioè una partecipazione più che diciamo tecnica o politica. Io vedo e credo di poter dire che c'è stata una partecipazione interiore, e cioè come se volesse ricordare che la politica si fa più che con le tecniche e con gli schieramenti, ma con una partecipazione di, diciamo, di cuore, ed è questo che appare, traspare da questa chiacchierata che lei ci ha concesso, e la ringraziamo tantissimo, professore. Sicuramente avremo modo di poterla risentire, di poterla intervistare di nuovo. Intanto la ringraziamo della sua presenza, salutiamo il professor Ventrella e credo che si debba cedere la linea a Massimo Bonella se ci sono delle novità. Massimo? No, non è Massimo Bonella, dobbiamo chiamare in collegamento con noi sempre su Skype Marco Grilli. Ah, ecco, adesso lo il perfetto. Coordinatore di Alternativa in Friuli Venezia Giulia. Che ci darà, appunto, come dicevamo in apertura di trasmissione, ci darà gli aggiornamenti sulla situazione politica internazionale, sui tanti troppi conflitti che sono purtroppo attivi sul nostro pianeta, perché è un problema globale oramai, non c'è un solo punto del mondo, pochissimi sono quelli che non vedono perlomeno una bandierina rossa a segnalare un conflitto. Marco, appunto, che è il, ripeto, il coordinatore per Alternativa in Friuli Venezia Giulia, ci rendiconterà adesso sugli ultimi avvenimenti. Partiamo dalla Libia, naturalmente, perché è la situazione a noi più vicina. Marco? Buonasera a tutti. Buonasera Marco. Buonasera, buonasera Marco. A voi. Buonasera. E grazie a voi per l'invito ancora una volta. Ma tanto ci sarai anche mercoledì prossimo, quindi ogni mercoledì non ci potrai mica ringraziare, eh?
Mio padre, quando mi è cresciuto insieme a mia madre, mi ha insegnato che quando qualcuno fa qualcosa di bello ed è rivolto a te, è bene ringraziare. Poi adesso può darsi che queste cose siano ormai desuete nel mondo di oggi. No, no, per carità, cerchiamo di mantenerle, perché sono le poche ancora, sono pochissime. Vero. Mi considero ancora un cavaliere dei vecchi tempi, io, nonostante la male, relativamente Marco. Giovane età. Ecco, Marco, abbiamo visto Ulisse Nessuno. Sì, ecco, credo che riprenda il concetto in un certo senso, una figura decisamente tragica e romantica allo stesso tempo, un uomo d'azione, forse non come, diciamo, come padre, sicuramente un grande personaggio stando a quello che ci racconta la storia. Come marito, beh, forse aveva qualche piccolo lato da discutere, ma insomma, via, a parte quello. Vabbè. Non, ecco, questa parte della figura non corrisponde con il sottoscritto, posso dirlo con grande tranquillità. Allora Marco, io stavo anticipando ai nostri ascoltatori che ci farai un po' il punto della situazione, partendo dalla situazione a noi più vicina, scusa la ripetizione, ma partendo dalla Libia. Allora, senz'altro, diciamo che in questo momento il governo Renzi sta recitando la parte di un governo sovrano, come ho già detto la settimana scorsa, e forse sarò ripetitivo, ma ahimè è un dato di fatto, noi siamo una colonia degli Stati Uniti d'America, ed è bene che purtroppo familiarizziamo con questo concetto. Nel momento in cui non saremo più disposti ad accettare questa cosa, probabilmente cominceranno a cambiare un po' di cose. Al momento la situazione è questa. Cosa ci lega agli Stati Uniti in questo momento? La base di Sigonella in rapporto alla Libia. Perché? Perché, come ormai l'opinione pubblica più o meno dovrebbe sapere, ammesso e non concesso che si sia, diciamo, riusciti a ricavare qualche notizia dai telegiornali del mainstream, quindi diciamo del flusso di notizie principale legato alle TV nazionali piuttosto che grandi networks, la base di Sigonella è a disposizione degli Stati Uniti, ed è territorio italiano, voglio ricordare questa piccola cosa, per la partenza dei droni Predator, armati con testate di vario genere o con telecamere sofisticatissime per poter inquadrare il territorio, che è scenario di guerra sostanzialmente. Quindi l'Italia entra, come dire, nell'elenco ufficiale delle basi dei droni USA d'attacco. Chiaramente il controllo è del Pentagono, che se ne dica che, come ha vociferato qualcuno, l'Italia stia agendo come comando delle operazioni in Libia, e lo sta facendo unitamente a altri paesi, quali ad esempio l'Afghanistan, l'Etiopia, il Niger, l'Arabia Saudita e la Turchia. Soprattutto questi ultimi due vanno tenuti molto d'occhio. Il nostro ministro degli esteri, il signor Gentiloni, non mi premuro in questo momento di definirlo onorevole, precisando che l'utilizzo delle basi non richiede una specifica comunicazione al Parlamento, assicura che ciò non è preludio ad un intervento militare in Libia. Ora, non so voi come vediate la questione, ma di fatto lo è, perché l'intervento è già iniziato. Le forze speciali statunitensi, britanniche e francesi, come tra le altre cose è stato già confermato dal Telegraph e da Le Monde, stanno segretamente operando in Libia, ma già da un bel pezzo. Addirittura dal hub aeroportuale di Pisa, che è vicino alla base di Camp Darby, che è una base USA in territorio italiano, come potrebbe essere la base NATO di Aviano, qui vicino a noi, l'aeroporto Paglianegori ad Aviano, fa decollare in continuazione aerei da trasporto C-130, tra i quali probabilmente ce ne sono anche di statunitensi, che trasportano materiali militari nelle basi meridionali e forse anche in qualche base in Nord Africa, per cui il dispiegamento di fatto è già in atto da un bel pezzo. Nella base di Istra in Francia sono arrivati dei KC-135 per il rifornimento in volo dei cacciabombardieri francesi. E l'operazione è diretta non solo alla Libia, la base di Istria è stata già base di appoggio di un'operazione, l'operazione Barkhane, che la Francia conduce con 3.000 militari circa in Mauritania, Mali, Niger,
Chad e anche Burkina Faso. Nella stessa area e in Nigeria operano gli USA con forze speciali e base di droni in Camerun. E torniamo sempre al punto di partenza, sempre con la motivazione ufficiale di combattere l'ISIS e i suoi alleati. Ora però bisognerebbe che ci ponessimo alcune domande. Ma questo ISIS come ha fatto a svilupparsi così velocemente, ad essere così ben attrezzato, ad avere tutti questi mezzi a disposizione? Pensate che negli Stati Uniti un componente del Parlamento statunitense, mi pare in Senato, abbia presentato un'interpellanza per capire come facesse l'ISIS a essere dotato di così tanti veicoli Toyota, per giunta armati di mitragliatrice. Allora, io immagino che al pubblico qualcosa cominci a non tornare in tutto questo discorso. Contemporaneamente la NATO, e includiamo anche la nostra amata Italia, ha dispiegato nell'Egeo il secondo gruppo navale permanente sotto comando tedesco, con gli aerei radar AWACS, usando come motivazione ufficiale il sostenimento della risposta alla crisi dei rifugiati. E qua anche tocchiamo un altro argomento, che è tutto il discorso dell'emigrazione più o meno forzata verso i territori europei. In particolare in questo momento parliamo della Grecia, che è a una situazione ormai di collasso dal punto di vista economico-sociale, e in più chiaramente anche l'aggravio di dover accogliere appunto tutto il flusso migratorio che sta arrivando e che rimane bloccato lì. Ma di questo sono sicura che ne parleremo fra qualche secondo. Quel discorso sì, è un altro argomento di conversazione. Sì, sì. Assolutamente. E ci stanno accavallando una serie di operazioni militari più o meno note, o meglio, forse farei meglio a dire più o meno sconosciute, perché il grande pubblico non viene portato a conoscenza di queste cose. Se non ci fossero veicoli come può essere la nostra Pandora, che trasmette notizie che altri non osano nemmeno sussurrare, piuttosto che anche la testata Sputnik, che io definisco una testata comunque online, di origine russa, per carità di Dio, quindi pur volendo attribuire tutti i benefici dell'inventario, comunque fa controinformazione rispetto al flusso principale di notizie, perché noi comunque veniamo bombardati solo e soltanto da quello che il regime, perché di fatto di questo si parla, vuole che noi conosciamo. Vorrei uscire, come dire, dalla definizione di complottista, perché comunque basta fare solo una serie di ragionamenti sulla base e sulla scorta di alcuni dati, quali quelli che per esempio ho appena citato, che ci portano a farci delle domande, o perlomeno se qualcuno vuole capire veramente qualcosa deve porsi delle domande, deve capire dove vogliamo andare a parare in questo momento. Allora, torniamo un attimino al discorso della Libia. Si sta preparando la cosiddetta ennesima operazione di peacekeeping, in questo caso dovrebbe essere a guida italiana. A me viene anche da sorridere, perché che io ricordi dal colonialismo nella zona della Tripolitania, dopo ci arriveremo, e della Cirenaica, non risulta che l'Italia abbia mai guidato delle spedizioni militari o qualcosa di similare, però ormai capisco che tutto sia possibile. Ecco, diciamo che manca semplicemente l'invito da parte dell'eventuale fantomatico governo libico, visto che ancora un governo vero e proprio non si è riuscito a formare, per intervenire appunto sul territorio libico, dove per l'appunto alcune altre forze stanno già agendo sotto banco o sotto copertura, se preferite. Per l'intervento in Libia sta premendo a Washington una signora che tra le altre cose risulta essere candidata alla presidenza degli Stati Uniti, Hillary Clinton, che secondo quanto riporta il New York Times ha l'approccio più aggressivo verso le crisi internazionali. Ora, detto tra noi, tra lei e Donald Trump io onestamente non saprei chi scegliere, perché comunque vada saremo rovinati. Donald Trump quantomeno è uno che è convinto di quello che dice, nel senso che probabilmente crede anche a quello che dice, nel bene o nel male, forse più nel male che nel bene. Hillary è un personaggio un po' particolare. A quanto pare fu lei nel 2011 a convincere il presidente Obama a rompere gli indugi e a firmare un documento segreto che autorizzava un'operazione coperta, cioè sotto copertura, in Libia, e la fornitura di armi ai ribelli.
mentre il Dipartimento di Stato diretto dalla Clinton stessa li riconosceva come legittimo governo della Libia. Ora, anche qui c'è qualcosa che non torna. Le armi, compresi missili anticarro, radar contro batteria e altre amenità di questo genere, furono inviate dagli USA e agli altri paesi occidentali a Bengasi e in altri aeroporti. E contemporaneamente la NATO, sotto il comando USA, ha effettuato l'attacco aeronavale con decine di migliaia di bombe e missili, smantellando dall'esterno e dall'interno lo Stato libico. Quando poi nell'ottobre 2011 Gheddafi fu ucciso, la Clinton gioì con un wow, a quanto pare, esclamando qualcosa del genere: venimmo, vedemmo e morì. Ricordo molto una storica frase: veni, vidi, vici. Ma qui l'altro interrogativo è: chi è che sta vincendo e che cosa sta vincendo soprattutto? Ma infatti, Marco, scusami se ti interrompo. Ci mancherebbe. Il fatto che non ci sia un governo ufficialmente dichiarato consente di fare una guerra altrettanto non ufficialmente dichiarata. È chiaro, perché ormai sui vari teatri di guerra, e purtroppo credo che si perda il conto di quanti ne siano aperti, o perlomeno diciamo che noi ne conosciamo alcuni, sempre perché l'informazione di massa pilota quello che vuole nella direzione che vuole, ma di fatto ce ne sono centinaia di teatri di guerra aperti, non dichiarati o pseudo dimenticati. E torniamo, come la settimana scorsa, a ribadire il caso Ucraina, che è ancora una situazione aperta, ben lungi dall'essere risolta, dove il governo dell'Ucraina, per quanto possa sembrare alla comunità internazionale legittimamente instaurato, non è altro che una sottospecie di amministrazione comandata in remoto, sempre dai soliti ignoti. Io passerò per probabilmente monotono, o forse per non lo so io, anti-americano per eccellenza. Non è così, purtroppo è un dato di fatto, perché tutto ciò che si riesce a recuperare a livello informativo, purtroppo di sottobanco, sempre perché i canali principali non ne parlano, e ci dice che, ahimè, dietro a tutte queste operazioni la direzione dell'orchestra è statunitense e dei relativi alleati, che sono vincolati da quello che i politologi più illuminati chiamano il patto fantasma, cioè la NATO. Ecco, anche su questo, su questo trattato meriterebbe spendere qualche parola, perché il trattato sostanzialmente nordatlantico era partito come sostanzialmente un mutuo soccorso, una carta che legasse vari stati componenti all'intervento di soccorso nel caso in cui qualsiasi di questi fosse stato attaccato da forze nemiche, da individuarsi ovviamente. In questo caso l'unica forza nemica, lasciamo perdere Bashar al-Assad e la sua Siria, è la grande Russia, perché è l'unico vero grande avversario su scala mondiale degli arcinoti Stati Uniti d'America. Quindi tutto torna sempre lì. Volevo fare una piccola digressione. Tra gli alleati degli Stati Uniti e ormai tra i quasi conclamati finanziatori dell'ISIS c'è l'Arabia Saudita. Questo è un fatto ormai assodato, ai più perlomeno. Riyadh, per citare la capitale, possiede oltre 250 cacciabombardieri con capacità convenzionale e nucleare, cioè sono dei multiruolo, possono essere riconvertiti molto facilmente, forniti dagli Stati Uniti e dalle potenze europee. Peraltro non si sa, possiamo andare a guardare gli articoli del grande Manlio Di Nucci, perché ha delle notizie veramente fondate e importanti, ed è uno dei pochi che si periti di trasmetterle, tra le altre cose. È stata creata un'agenzia nel 2012 che si chiama NATO Eurofighter and Tornado Management Agency.
C'è un'agenzia NATO che gestisce i cacciabombardieri europei, gli Eurofighter e Tornado, dei quali Riyadh ha acquistato dalla Gran Bretagna un numero doppio rispetto a quello dell'intera Royal Air Force. Non so se mi spiego. Cioè, la RAF, che è una delle forze aeree probabilmente più prestigiose e più potenti che esistano a livello planetario, ha metà delle forze dispiegabili rispetto all'Arabia Saudita. No, facciamo un parallelo tra le due situazioni. Non vi pare un pochettino assurda questa cosa? Ci avrà altre aerei. Sì, sicuramente sì. Ma la domanda è: a Riyadh a che cosa servono? Cioè, 250 bombardieri multiruolo. Che cosa se ne deve fare uno stato ricchissimo già di suo, con ormai non più infinite, ma comunque ancora notevoli risorse petrolifere, che non ha problemi economici? La domanda è abbastanza curiosa, se volete, perché cosa se ne deve fare di 250 cazzo? Sarebbe curioso avere una risposta, Marco. Sì, il problema è che le risposte ce le dobbiamo trovare noi, perché coloro ai quali le potremmo rivolgere le domande difficilmente ci daranno la risposta. Allora, la cosa bella è che in tutto ciò c'entra anche la nostra benamata Finmeccanica, che praticamente da grazie al ministro Pinotti ha fornito al Kuwait, che è un alleato dell'Arabia Saudita, 28 caccia Eurofighter Typhoon costruiti dal consorzio di cui fa parte Finmeccanica insieme ad altre industrie di Gran Bretagna, Germania e Spagna, dove tra le altre cose esiste una forza politica che si chiama Podemos, ricordo sempre, una delle poche forze di opposizione in questo momento in Europa, anche se si sta indebolendo, paura non si sta diciamo potenziando. Questa è la più grande commessa che sia stata mai ottenuta da Finmeccanica, nelle cui casse entrerà la metà degli 8 miliardi della commessa stessa, e il finanziamento di 4 miliardi per questa operazione è garantito da un pool di banche, tra le quali ci sono Unicredit, Intesa San Paolo e la SACE, che fa parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Faccio notare che Cassa Depositi e Prestiti in questo momento sta garantendo i buoni fruttiferi postali per investimenti privati, e anche qua non so se mi spiego. Cioè, il circolo è talmente vizioso che è fino pazzesco da pensare. Ma questo, secondo voi, il grande pubblico lo sa? No, che non lo sa. Certo. Allora tocca sempre a noi, poveri emarginati, cercare di portare all'attenzione degli altri quello che sta succedendo. Ecco, quindi Marco, scusami tanto, prego, se ti interrompo, ma siccome non abbiamo ancora molto tempo a disposizione, ecco, se tu potessi, questa è una situazione che naturalmente monitoreremo assieme, tutti gli sviluppi e gli eventi verranno naturalmente commentati il prossimo mercoledì, ma ecco, riusciamo a fare un flash molto rapido su quello che sta avvenendo in Grecia e su quello, allora, che potrebbe avvenire? La Grecia, ormai l'abbiamo detto anche prima, è ahimè purtroppo quello che poteva essere definito come il laboratorio delle cavie d'Europa, cioè è stata utilizzata nella patria della democrazia, voglio ricordare, perché Demos e Crates, potere del popolo, sì, sono diciamo parole che vengono dal greco antico, ed è lì che è veramente nata la democrazia, dove in questo momento la democrazia è presa con il cappio al collo sostanzialmente. E pensiamo a una cosa: la Grecia si sta riempiendo di migranti. Perché? Perché chiaramente è uno dei porti ai quali in questo momento è più facile attraccare, in un certo senso, se non altro perché, vista la provenienza media dei migranti, rappresenta un territorio molto accessibile, che però, fatalità, è anche se stessa il collasso socio-economico. Ora, facciamoci una domandina sempre. In questo momento, apro una parentesi parallela, l'Austria, io come voi sapete vivo in Friuli Venezia Giulia, quindi sono al confine con l'Austria, la Slovenia,
che sono entrambi territori in questo momento sulla breccia per quanto riguarda le immigrazioni, o perlomeno per tutte le polemiche che stanno uscendo dall'arginamento delle immigrazioni sostanzialmente. Se questi signori decidono effettivamente di bloccare i confini e la gente in Grecia non riesce più a stare, posto che sarà difficile riesca a transitare per le varie repubbliche formatesi dopo la scissione della ex Jugoslavia, dove andranno a finire? Ecco, provate a darmi una risposta. È scontato. Verranno nella nostra cara Italia, dove già cominciano ad arrivare in massa da anni sostanzialmente. Ora, se è pur vero che, secondo quando dicono i ben pensanti a livello europeo, l'Italia non ha ancora assorbito tutto il quantitativo che dovrebbe assorbire di migranti, diciamo che se le classiche operazioni matematiche ci portano a fare 1 più 1, ecco che l'Italia rischia di trovarsi invasa da frotte di poveri disgraziati, tra i quali magari si annida anche qualche malintenzionato, per l'amor del cielo, perché... può essere che sia anche la situazione è sempre molto complicata, eh? Esatto, come fai a distinguerli all'arrivo? Sono tutti uguali, tra parentesi. Ci sono delle segnalazioni, infatti credo che i servizi abbiano già segnalato questi eventi. Sì, ma la cosa che mi fa morire è i servizi di quali stiamo parlando e soprattutto che livello di affidabilità hanno quando ti dicono le cose, perché stranamente e faccio riferimento per esempio anche alla strage del Bataclan, i servizi francesi erano informati su certe cose ben prima che la cosa potesse succedere e potevano anche intervenire molto prima che la cosa avesse luogo, e non è successo. Quindi io come faccio a fidarmi dei servizi, anche quelli italiani, che tra le altre cose sono a soldo di quelli americani, quando mi dicono che ci possono essere dei malintenzionati all'interno dei gruppi di migranti che si stanno appropinquando al nostro territorio? Io come faccio a fidarmi di quello che dicono persone che non godono del minimo senso di affidabilità? Scusate. È difficile, certo. Quindi io vedo e piango i greci perché hanno una situazione interna che è esplosiva, tra le altre cose l'amministrazione, perché tale è Tsipras, non sta risolvendo i problemi, perché tra le altre cose anche quella è... come dire, in un certo senso violentata continuamente dall'Europa, che anziché essere l'organo, o se vogliamo il coacerbo, no, infatti è un coacerbo, non è un'unione di paesi, l'Unione Europea è un miraggio, è un'utopia degna di Tommaso Moro, cioè non è concepibile in questo momento. La Grecia, che pure ha visto un trionfo della volontà popolare, ricordate il famoso referendum che Tsipras volle tanto perché i greci si esprimessero in rapporto all'offerta di assistenza dell'Europa, che di fatto rappresenta uno stupro della popolazione greca, perché questo è, se vogliamo definirlo in maniera brutale ma corretta, si sta risolvendo purtroppo nell'ennesimo disastro economico-sociale che sta avendo atto in Grecia. Correggetemi se sbaglio. Per cui l'impiego pubblico non è più salvaguardato nemmeno quello. Persino le forze dell'ordine, oltre chiaramente a non poter fronteggiare determinate emergenze, rischiano di trovarsi senza fondi per poter operare. E voi mi insegnate che quando la situazione precipita e persino le forze dell'ordine non possono operare, chiaramente non c'è da aspettarsi molto di buono. Quindi ci sarà da capire nei prossimi giorni, perché di questo si parla come lasso di tempo, cosa l'Europa si inventerà per andare in soccorso della Grecia quando, e qui torniamo una volta ancora a citare la Troica, cioè quella, diciamo, quelle tre teste che stanno governando in questo momento l'Europa, ma per conto terzi, perché di fatto questo è il discorso, che cosa si inventerà per prendere al cappio il governo Tsipras e tutti i poveri greci che in questo momento inscenano una protesta al giorno praticamente. Perché? Perché ormai l'economia non è più neanche vicina a quello che poteva essere pochi anni fa, quando c'era ancora il grande movimento
diciamo di capitali, di flussi di denaro e di merci che giravano anche per la Grecia, che avrebbe anche dei porti, tra le altre cose, mercantili di tutto rispetto. E quindi è una situazione che sicuramente terremo d'occhio. Insomma, abbiamo bisogno di stare parecchio attenti in questi giorni, perché gli sviluppi ci saranno e saranno sicuramente importanti su tutti questi fronti. Marco, noi ti dobbiamo salutare purtroppo, perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Ci sentiamo il prossimo mercoledì. Sarebbe interessante anche parlare di NATO, magari, se ne hai voglia, se riusciremo a trovare il tempo per farlo. Sono a vostra disposizione e ringrazio per l'opportunità che mi date e date comunque anche al nostro laboratorio politico di poter esprimere certi concetti e di portare anche all'attenzione del pubblico determinate notizie. Bene, grazie Marco. Grazie, buon lavoro. A voi. A mercoledì prossimo. Rosario, grazie a te. Abbiamo il tempo di passare per un minuto la linea a Massimo Bonella per sapere se ci sono aggiornamenti. Certamente. Perfetto. Beh, allora Massimo, se riusciamo magari, ecco, a condensare le informazioni. Sì, assolutamente sì, alle 19.36 prendo la linea qui dalla redazione di Pineta Oggi TV, Radio Favaro Veneto. Dunque c'è un aggiornamento, parliamo del caso Giulio Regeni. L'ambasciata italiana al Cairo ha ricevuto dal Ministero degli Esteri egiziano alcuni dei materiali investigativi richiesti dal governo italiano sul caso Regeni, lo riferisce la Farnesina. I materiali sono stati subito messi a disposizione del team investigativo italiano che opera al Cairo su mandato della Procura della Repubblica di Roma. Si tratta di informazioni su interrogatori di testimoni sul traffico del cellulare di Regeni e una parziale sintesi degli elementi emersi dall'autopsia. È tutto per quanto riguarda le news della redazione di Venezia. A voi nuovamente la linea per la chiusura del programma. Noi ci sentiamo su Osservatorio Antimafia alle 22. A te Antonella. Grazie Massimo. Allora rapidamente ringrazio e saluto il nostro ospite, il professor Ventrella, grazie per essere stato con noi. Ringrazio Rosario Moreno. Rosario, noi grazie a te andiamo in onda, per cui i ringraziamenti all'inizio e alla fine sono d'obbligo. Prego. Grazie a te da Treviso. Ringraziamo Massimo Bonelli, responsabile di Pianeta Oggi TV, e Marco Grilli, col quale ci risentiremo il prossimo mercoledì. Grazie a tutti gli ascoltatori per averci seguito anche questo pomeriggio. Ci risentiamo il prossimo mercoledì alle 18.30, ricordandovi che alle 22 c'è l'appuntamento con Osservatorio Antimafia, sempre su Radio Saiuz. Grazie e buona serata a tutti. Arrivederci. Buonasera a tutti quanti. E un'ultima cosa, ricordatevi del nostro network Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri e Radio Isso. Sono le web radio che in questo momento fanno parte del network di Radio Saiuz Network, e quindi queste trasmissioni comunque sempre andranno diciamo anche su queste radio, andranno a reti unificate, come possiamo dire. Un caro saluto a tutti, andiamo con la sigla. Bellissimo progetto di Rosario, bravo Rosario. Grazie.